Oh, finalmente Fanai Man. Professore, io le consegno. Provi a leggere. Si può parlare come parla Conte di madre di tutte le riforme, magari. La riforma della burocrazia è la madre di tutte le riforme, ma un singolo decreto non è la madre di tutte le riforme. Dunque, Fanai Man. Brava, ma che pronuncia! Ci troviamo in Brianza, a Verderio, anche se lei è milanese. Di Baggio però. Lei è di Cremona. Lei è andato in Parlamento a pronunciare Fanai Man. In Cremona è come si dice? Fanai Man. Fanai Man dite? Sì. A Fanai Man. A Fanai Man. Ma lei sa cosa pensa Brianzolo del politico in generale? Allora glielo dico in italiano. Fandare la bocca. Beh, perfetto. La Fana la buca, cioè il contrario del Fanai Man. Fanai Man. Ma lei che va a Roma, qualcuno che lavora l'ha mai visto? No, li ho visti. Fanai Man. Si dice che arrivano col trolley il martedì e van via il giovedì. No. Il professor Cottarelli è l'uomo della spending review e io dico, ma chi meglio dei Brianzoli e delle Brianzoli nella vita fanno spending review tutti i giorni? Anche a Cremona. Anche a Cremona, detto, donna. Il motto cremonese. Della spending review, se si può il mio si fa senza, se non si può si fa senza, fa senza. Questo è quello che funziona, cultura saggia, andiamoci piano, non esageriamo, risparmiamo se si può, riusciamo a qualcosa, non sprechiamo. Fanà. E? Quindi se lo Stato italiano, diciamo, avesse imparato dai Brianzoli, da cremonesi, dai lombardi, Lombardi. Non avremmo il debito pubblico che abbiamo. Esatto. Fanai Man, che non è Fanà la buca. Quindi Fanai Man e metti via in cremonese. Se poi il mio se fa senza. Fantastico. E questo lo diamo? È per l'avvocat. D'accordo. Allora questo. Lei mi promette che va giù dall'avvocat Conte e le fa vedere la adesivo, glielo spiega, già si inizia a dirlo, è qualcosa, va bene? Va bene, va bene, promesso. E quindi? Fanai Man. Fanai Man. Se si può il mio se fa senza. Speriamo, Vai Conrad. Grazie mille.